fiumi di 500 piccoli studenti della città ha colorato Viale Gramsci per la quarta edizione del Carnevale dei Bambini, in programma nelle mattinate di ieri e di quella del 15 febbraio dalle ore 10. Sono quattro gli istituti che da mesi hanno lavorato alle maschere e alle coreografie, che hanno riempito di sorrisi ma anche di riflessioni la manifestazione. Insieme ai bambini, scortati da migliaia di genitori e visitatori, hanno percorso il Sambodromo Fanese anche i carri di seconda categoria e gruppi di animazione danza Happy Days e quello del Damanera. Dopo l'apertura del corteo della banda Città di Fano, che da piazza 20 settembre ha trascinato il pubblico fino alla via del Carnevale con il carro dei piccoli Pinocchio e del Pupo 2015 e il Bugiardon, hanno sfilato circa 75 bambini dell'Istituto Comprensivo Padalino, scuola elementare Luigi Rossi e le loro insegnanti con la mascherata Finché la scuola va. Decine di piccole barche con le loro reti da pesca si sono alternate insieme ai piccoli marinai a sottolineare le difficoltà in cui versa il mondo scolastico italiano. Finché la scuola va, vada a studiare, quando il ministro viene qualche cosa cambierà, così la nostra barca con vento in poppa volerà. A seguire sono stati 100 alunni del circolo didattico San Lazzaro, le scuole primarie Corridoni e Dieci Oraggi, che insieme alle docenti hanno rappresentato l'arcobaleno di doni carichi di valori colorano il carnevale. Ispirati dalla figura del Mahatma Gandhi, hanno interpretato la poesia Un dono per regalare un sorriso a chi non l'ha mai avuto. In pista anche due sezioni della scuola dell'infanzia San Sebastiano di Bellocchi, dell'opera Don Orione per una colazione sull'erba, vari tipi di alimenti che fanno mantenere il corpo sano e in forma, a ricordare che si può imparare divertendosi. Altre due sezioni dell'asilo di Marotta e delle maestre Pie Venerini hanno sfilato in un corteo con un'emozione, come ricorda il titolo della mascherata, in cui tanti piccoli folletti hanno rappresentato le varie sensazioni che i bambini vivono ma che spesso fanno fatica a raccontare. Non sono mancati all'appello i Cesarini, il gruppo di genitori e figli della scuola Montese di Sant'Orso, a bordo di piccole bighe con romani in miniatura. Invece la sfilata dell'Unicef, intitolata Piccoli Arabiti Crescono, realizzata dal Comitato Provinciale, ha ricordato il diritto di ogni bambino ad avere un'identità, grazie anche alla musica improvvisata suonata con gli strumenti della musica arabita. La strampalata banda che ha fatto la storia di Fano è stata protagonista anche della mascherata del centro di aggregazione Gas Gas Arabito. A seguire è stata poi l'allegra e colorata peperonata di Casa Penelope. I più piccoli hanno sfilato dunque lungo il percorso in tutta sicurezza tra musiche e coreografie e hanno potuto cimentarsi nei giochi preparati in vari punti di animazione, dai laboratori dedicati alla creazione di costumi al trucco al Bovin Marche Lab, uno spazio ludico e didattico in cui hanno esplorato il mondo dell'alimentazione sana, hanno conosciuto gli animali e la genuinità della carne, insomma un modo alternativo, divertendosi, di poter imparare ed apprezzare la storia delle tradizioni.